e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing. Nella puntata di oggi parliamo di un prodotto che mi è arrivato proprio in questi giorni dalla Plyon Pictures, che ringrazio. Il prodotto in questione è il film Ultimo Mondo Cannibale, che è praticamente l'ultima uscita della collana Midnight Classic. Mi sono arrivati anche altri prodotti della Plyon Pictures, ma di quello poi farò un video a parte. Non so se mostrerò prima il video con tutti i prodotti del mese di aprile oppure questo, che a mio avviso merita un unboxing dedicato. Edizione questa di un film girato nel 1977, diretto da Ruggero Deodato. È praticamente il primo film della cosiddetta trilogia dei cannibali, diretta appunto dal maestro. Edizione questa che è uscita in 4K, possiamo vantare anche all'interno numerosi contenuti speciali, alcuni anche inediti, altri invece sono contenuti extra già usciti in edizioni precedenti. Comunque un comparto extra molto molto ricco. Io direi di cambiare subito angolazione, così vediamo nel dettaglio tutto ciò che contiene questa edizione della Midnight Factory. Bene, quindi vediamo più da vicino questa edizione. Chiedo perdono per il mio tono di voce, purtroppo sono un po' raffreddato. Comunque questa è l'ultima uscita, Nicholas Winding Refn presenta appunto Ultimo Mondo Cannibale, edizione limitata in 4K. Abbiamo chiaramente anche il film nella versione 1080p. Diamo un po' un'occhiata da tutte le angolazioni. Quindi abbiamo questa icona del film riproposta qui sulla costina. Si tratta di un'edizione a tiratura limitata, 1000 copie nel formato appunto 4K Blu-ray. La mia è la copia numero 645. Contiene tre dischi, uno special book e una cartolina da collezione. Quindi Nicholas Winding Refn e la Midnight Factory sono orgogliosi di presentare per la prima volta al mondo la versione 4K del film perduto di Ruggero Deodato. Comunque perduto non è, perché comunque è uscito anche in precedenza all'estero, sicuramente in Germania è uscito anche nel formato Blu-ray. E primo capitolo appunto della trilogia Cannibal, che comprende anche Cannibal Holocaust e Inferno in diretta. Io spero che quest'ultimo venga proposto magari in qualche edizione futura. Un'avventura violenta e sanguinaria con protagonisti Massimo Foschi, che ha recitato in Holocaust 2000, Ivan Rasimov, che ha recitato anche nel film Il paese del sesso selvaggio, che proprio grazie anche al successo di questo film, che è stato diretto dal regista Umberto Lenzi, si è deciso appunto di dirigere anche questo Ultimo Mondo Cannibale. E poi c'è anche Meme Lai, che ha recitato sempre con Lenzi in Mangiati Vivi. Contiene oltre 6 ore di contenuti speciali inediti. Nudo tra i cannibali, che è un'intervista esclusiva all'attore protagonista Massimo Foschi. Botta e risposta, Ruggero Deodato e Meme Lai, incontro con il pubblico del regista e della protagonista di Ultimo Mondo Cannibale. Poi abbiamo La regina dei cannibali, intervista esclusiva all'attrice Meme Lai. Poi abbiamo Papà Cannibal, che è un'intervista esclusiva a Ruggero Deodato sulla lavorazione del film. Poi abbiamo Jungle Fever, che è un'intervista esclusiva a Lamberto Bava. Searching for Cannibal Holocaust, che è un documentario inedito per quanto riguarda appunto il territorio italiano, con Ruggero Deodato e Carl Gabriel York sulla realizzazione del film Cannibal Holocaust. Io questo appunto ce l'avevo già in un'edizione mediabook tedesca, quindi diciamo non è una prima visione per quanto riguarda il mercato mondiale, però è una prima visione per quanto riguarda il mercato italiano. Poi abbiamo Deodato contro Lenzi, un incontro esclusivo tra Deodato e Umberto Lenzi sulla paternità del cannibal movie italiano. Eaten Alive, che è nascita e morte del cinema cannibalico italiano, un documentario inedito sul genere con interviste ad Antonio Climati, Luigi Cozzi, Gio Dante, Deodato, Henan Lotter, Robert Kerman e tantissimi altri. Poi abbiamo Nicholas Winding Refn presenta Ultimo Mondo Cannibale, quindi c'è il masterclass con il regista e c'è anche Manlio Gomarrasca di Nocturno durante l'80ª mostra
del cinema di Venezia. Per quanto riguarda i tre dischi, quindi abbiamo la lingua italiana e quella inglese in 2.0 di TSHD Master Audio, abbiamo anche il Dolby Vision, stessa cosa per quanto riguarda le tracce anche sul disco Blu-ray, e poi i contenuti extra, che abbiamo ovviamente la traccia originale, sono molte, moltissime le interviste in italiano, dove non c'è la traccia italiana ovviamente ci sono i sottotitoli. Ora diamo un'occhiata invece all'interno, il MediaBook, quindi abbiamo sempre questo box bello rigido, e questo invece è il MediaBook all'interno, quindi abbiamo quest'altro bellissimo artwork con il teschio e gli alligatori qui in alto, queste tonalità rosso arancione, e qui sul retro una storia vera girata tra le tribù dove veramente è accaduta, la scarnificazione del braccio, lo squartamento del coccodrillo, il cannibalismo nei suoi dettagli più orripilanti, l'uccisione delle figlie femmine, il pitone che divora l'iguana, l'amore selvaggio. Poi alcune delle sequenze degli animali che vengono uccisi furono inserite successivamente tramite vario materiale d'archivio, però ad esempio l'uccisione dell'alligatore, quella invece venne girata proprio lì sul posto. Allora, qui abbiamo il disco nel formato 4K, Memelai, poi abbiamo il booklet che adesso vedremo è staccato ovviamente dal MediaBook, e questo qui è la card con la locandina. Qui abbiamo gli altri due dischi, ora cercheremo di staccare, ecco qui, questo è il film nel formato, no, questo è il film più gli extra, sì, e poi qui abbiamo un disco completamente dedicato ai contenuti speciali, che adesso rimettiamo a posto. Olè. Adesso diamo un'occhiata invece al booklet, sempre curato dalla Nocturno, quindi testi a cura di Magno Gomarrasca e Davide Pulici, che abbiamo visto anche di recente nel documentario di Claudio Lattanzi, Il Tempo del Sogno, abbiamo anche fatto un unboxing review, e qui abbiamo un po' di immagini sul film, Memelai, appunto Memelai e lo stesso Ivan Rasimov avevano già lavorato nel film precedente, quello diretto appunto da Umberto Lenzi, Paese del sesso selvaggio, che quella ce l'ho in collezione, edizione tedesca se non sbaglio, un buon film assolutamente. E qui abbiamo alcune locandine estere, questa dovrebbe essere spagnola presumo, ecco qua, questa è tedesca, questa americana o inglese, e niente. E quindi questi sono i contenuti presenti all'interno di questa ultima uscita targata Midnight Factory.